Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Signore, sul donato il tuo corpo che possa annunciare degli eventi del cielo del Signore, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Celebriamo oggi la solennità della Pentecoste del Signore. La liturgia ci riporta nel Cenacolo, dove gli Apostoli erano riuniti insieme a Maria e ricevettero il dono dello Spirito Santo, quello Spirito che li invia a continuare nel tempo e nello spazio la missione apostolica, a portare l'annuncio della bella parola del Vangelo che il Signore Gesù aveva loro consegnato. Ed è proprio lo Spirito Santo che conduce quella piccola comunità nel corso della storia sino ai nostri giorni. E oggi siamo qui, riuniti in questa chiesa, che possiamo dire essere per noi il Cenacolo, il luogo della comunità, il luogo dove la comunità è riunita dallo Spirito del Signore
nell'ascolto della parola e nella celebrazione dell'Eucaristia. Sì, questa Chiesa bella, adesso adeguata anche dal punto di vista liturgico, è il luogo della comunità. Raccoglie tante bellezze artistiche e storiche, ma non è un museo. La Chiesa è il luogo della comunità, dove la comunità si riunisce e celebra i misteri del Signore, grazie proprio alla presenza dello Spirito del Signore. La vostra presenza oggi, la presenza dei sacerdoti che concelebrano insieme a me, con il parroco Don Giuseppe, la presenza delle autorità civili e militari che saluto, la presenza di tutto il popolo di Dio rende solenne questa celebrazione. Ci fa prendere coscienza che siamo una comunità, che siamo una Chiesa che cammina, una Chiesa che è nel mondo, una Chiesa che si sente comunità inserita nelle realtà, nelle problematiche del nostro territorio. E la presenza delle autorità civili e militari sta a richiamarci questo fatto, che noi siamo anche una società, una comunità che vive nel tempo e che è chiamata a rendersi parte di tutte le problematiche che questo territorio vive, a rispettarne le leggi e a camminare insieme. Come comunità credente siamo chiamati a dare qualcosa di più anche alla comunità civile, proprio perché ecco, lo Spirito del Signore che ci viene dato ci incammina lungo percorsi e non solo di legalità, ma lungo percorsi che dove il cristiano segue la legge dello spirito più che la legge della carne, la legge dello spirito che ci porta a mettere da parte quelle che sono le opere della carne, come dice e le chiama San Paolo nella lettera ai Galati, le opere che fanno riferimento alla fornicazione, all'impurità, alla dissolutezza, all'idolatria, alle stregonerie, nemicizie, discordi, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidi, ubriachezze, orge e cose del genere. Tutto questo non appartiene alla comunità cristiana e noi dobbiamo impegnarci ad accogliere il dono dello Spirito che invece ci porta ad operare secondo la legge dello Spirito. E i frutti dello Spirito sono invece amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mistezza, dominio di sé. Ecco, contro queste cose non c'è legge. Ecco, questa è la legge della comunità cristiana. Questo è il cammino che noi siamo chiamati a seguire. E in questo luogo, in questo cenacolo, noi ci alimentiamo alle fonti della parola e dell'Eucaristia per seguire questo percorso. La solennità che la liturgia dà a questo rito di dedicazione dell'altare e di benedizione dell'ambone ci richiama proprio a questi valori spirituali che noi siamo chiamati a seguire. La comunità qui si riunisce la domenica e negli altri giorni perché vuole vivere la sua relazione con Dio, che è il fondamento della relazione con i fratelli. Vuole vivere la sua relazione con Dio e questo luogo è sacro proprio perché qui noi possiamo vivere la presenza del Signore. Qui possiamo incontrare il Signore attraverso queste due vie. L'altare è il luogo del sacrificio, è il luogo dell'Eucaristia, è il luogo del pane spezzato, è il luogo dell'incontro con il Signore. Diventiamo un solo corpo con Lui, nutrendoci dell'Eucaristia. Noi impariamo a vivere la nostra vita e le nostre relazioni con i fratelli nella comunione dello spezzare il pane, della fraternità, e da questo luogo, dall'ambone, a noi viene proclamata la parola perché questa parola possa essere luce, lampada accesa per la nostra vita. Ecco, questo rito solenne, allora che quest'oggi, giorno della Pentecoste, stiamo per compiere, richiama
a tutta la comunità cristiana a questo valore fondamentale dell'Eucaristia e della parola. Sono le due vie che noi cristiani siamo chiamati a seguire. Quando non sentiamo più il bisogno, il richiamo del pane spezzato, dell'Eucaristia, e per noi la domenica diventa un giorno come tutti gli altri, stiamo perdendo la nostra identità cristiana. Quando non sentiamo il bisogno della parola che viene proclamata da questo ambone, seguiamo le tante parole di questo mondo che spesso non sono conformi, coerenti con la parola di Dio. E allora possa essere questa celebrazione un momento forte per tutta questa comunità cristiana. So che ci tenevate molto, so che avete collaborato molto con il parroco nel rendere bella questa chiesa, io ve ne ringrazio, però questo è un dono dello Spirito, ma è anche una responsabilità che viene affidata a voi. Tenete bella questa chiesa, conservatela nel tempo, con tutte le sue bellezze, però tenete presente anche che ciò che fa la bellezza di questa chiesa è la bellezza della comunità, è una comunità viva, è una comunità partecipe. Quindi vi auguro che, ecco, questa celebrazione possa essere un richiamo forte a vivere con il Signore nella fede la vostra vita, lasciandovi sempre guidare e illuminare dallo Spirito del Signore, dallo Spirito Santo. Sappiamo bene che senza lo Spirito Santo, senza la Pentecoste, noi non siamo in grado di fare nulla di valido e di santo. Sia lo Spirito, allora, il nostro Maestro interiore che ci accompagna nel cammino della nostra vita. Solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, ha parlato per mezzo delle profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica ed apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, eleviamo le nostre preghiere a Dio Padre Onnipotente per mezzo di Gesù Cristo. Intercedono per noi tutti i santi che hanno condiviso con Lui la passione ed ora sono Suoi commensali nel convito eterno. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
San Michele. San Gabriele, San Raffaele, Santi Angeli di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi Discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Lorenzo, Sante Perpetua e Felicità, Sant'Agnese, Sant'Agata, Santa Lucia, Santi Modestino, Florentino e Flaviano, Santi Martiri di Cristo, San Gregorio, Sant'Agostino, Sant'Atanasio, San Nicola, San Basilio, San Martino, San Benedetto, San Francesco, San Domenico, San Tommaso d'Aquino, San Francesco di Paola, San Francesco Saverio, San Giovanni Maria Vianney, San Gabriele dell'Addolorata, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, Santa Chiara, Santa Chiara,
San Giovanni Teristi, San Nicodemo di Mammola, San Gaetano Catanoso, San Leo d'Africo, San Ieunio, Sant'Antonio del Castello, Santa Veneranda, Santi Sergio ed Erasmo, Beato Camillo Costanzo, Beato Giuseppe Puglisi, Santi e Sante di Dio, nella tua misericordia. Peccato, dalla morte eterna, per la tua incarnazione, per la tua morte e risurrezione. Per il dono dello Spirito Santo, noi peccatori ti preghiamo. Conforta e illumina la tua Santa Chiesa. Ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Manda nuovi operai nella tua messe. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Benedici questo popolo a te consacrato. Santifica con la tua benedizione questo altare. Ascoltaci, Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i Santi. Su questo altare si rendono presenti i grandi misteri della nostra salvezza. Il tuo popolo offre a te i suoi doni, esprima i suoi voti, innalzi le sue preghiere, faccia dell'altare il segno vivo della sua pietà e della sua fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gracias.
non troppo. Ti lodiamo e ti benediciamo, Padre Santo, perché il Cristo tuo Figlio, nel disegno mirabile del suo tuo amore, ha dato compimento alle molteplici figure antiche nell'unico mistero dell'altare. Noè, patriarca della stirpe umana scambata dal diluvio, eresse a te un altare e ti offrì un sacrificio. Tu lo gradisti, o Dio, rinnovando con gli uomini la tua alleanza. Abramo, nostro padre nella fede, in piena obbedienza alla tua parola, edificò un altare pronto ad immolarlo per piacere a te, Isacco, suo diletto figlio. Anche Mosè, mediatore della legge antica, costruì un altare che, asperso con il sangue dell'agnello, fu annunzio profetico dell'altare della croce. Infine il Cristo, nel mistero della sua Pasqua, compì tutti i segni antichi, salendo sull'albero della croce, sacerdote e vittima, si offrì a te, o Padre, in oblazione pura, per distruggere i peccati del mondo, stabilire con te l'alleanza nuova ed eterna. Ed ora ti preghiamo umilmente, Signore, avvolgi nella tua santità questo altare eretto nella casa della tua Chiesa, perché sia dedicato a te per sempre, come ara del sacrificio di Cristo e mensa del suo convito che redime e nutre il suo popolo. Questa pietra preziosa ed eletta sia per noi il segno di Cristo, dal cui fianco squarciato scaturirono l'acqua e il sangue, fonte dei sacramenti della Chiesa. Sia la mensa del convito festivo a cui occorrono lieti commensali di Cristo e sollevati dal peso degli affanni quotidiani giungano, attingano rinnovato vigore per il loro cammino. Sia luogo di intima unione con te, o Padre, nella gioia e nella pace, perché quanti si nutrono del corpo e sangue del tuo Figlio, animato dallo Spirito Santo, crescano nel tuo amore. Sia fonte di unità per la Chiesa e rafforzi nei fratelli riuniti nella comune preghiera il vincolo di carità e di concordia. Sia il centro della nostra lode nel comune rendimento di grazie, finché nella patria eterna ti offriremo esultanti il sacrificio della lode perenne, con Cristo, pontefice sommo e altare vivente. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Santifichi il Signore con la sua potenza questo altare che mediante il nostro ministero è unto con il crisma, sia segno visibile del mistero di Cristo che si è offerto al Padre per la vita del mondo.
Salga a te, Signore, l'incenso della nostra preghiera, con il profumo riempie questo tempio, così la tua Chiesa spanda nel mondo la sua fragranza di Cristo. Thank you.
La luce di Cristo rifulga su quest'altare, siano luce del mondo i commensali alla cena del Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Mando, Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo
nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente e Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli ed ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione, nella presa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione, passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e pregradita perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli, i Gloriosi Martiri e tutti i Santi i nostri intercessori presso di Te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la Tua Chiesa pellegrina sulla terra, il Tuo Servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, l'Ordine Episcopale, i Presbiteri, i Diaconi e il popolo che Tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla Tua presenza, nel giorno santissimo in cui l'effusione dello Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a Te, Padre misericordioso, tutti i Tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel Tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti e tutti coloro che in pace con Te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della Tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale Tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Grazie a te. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il sangue di Cristo. Thank you.
preghiamo. O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi il tuo dono, perché in questo cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chiedo al Signore una speciale benedizione su tutti voi che avete partecipato a questa solenne liturgia, su tutta questa comunità parrocchiale, sul suo parroco, sui sacerdoti, su tutti coloro che ci hanno seguito dalle loro case, particolarmente sugli ammalati, sui piccoli, su coloro che hanno nella loro carne particolari fragilità. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
da solo andare via, sai, tra le macerie e i sogni di chi spera, vai, tu sai di me, io so di te, ma il suono della domenica dov'è? Vedo fiorire il grano a braccia tese verso l'eternità, il mio paese. Ho visto cieli pieni di miseria, sai, e ho visto fedi false fare solo guai, che sai di noi, che sai di me, al suono della domenica dov'è? Vedo falciare il grano a mani tese verso l'eternità, il mio paese.